Waldo, allora ti sei raccontato in questa monografia, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Marco, raccontandoti qual è al di là del talento, l'impegno, il valore secondo te che più ti è servito e ti ha aiutato a fare la tua carriera? Non mollare mai, credo ci sia, è un motto che mi porto sempre dietro, da bambino, le prime gare, le prime gare vinte, le prime sconfitte, le prime infortuni, le prime operazioni, c'è sempre un risorgere dietro la mia storia. È fatta di vittorie, di grandi sconfitte, di grandi infortuni, ma poi alla fine si è sempre risolto per il meglio, la vittoria è risolta. Le sconfitte un po' ti hanno aiutato anche nelle vittorie, ma che guarda, poi ne sono seguite. Credo che la sconfitta fa parte della vita sportiva e non la vita anche di tutti i giorni. A me principalmente sì, io sono uno che ha vinto tanto e ha perso tanto, forse anche questo carattere umano, non dello sportivo supersonico che vince per 20 anni e rimane al top per 20 anni, è piaciuto, ha fatto breccia in molti sportivi, comunque si rivedono nell'esempio mio, dell'arrivare alle stelle, ricadere, farsi male, leccarsi le ferite e tornare più forte di prima. Sì, è stato un momento difficile perché morivo dalla passione per questo sport. Mio nonno fu bravo a insegnarmi proprio l'amore per questa disciplina. Quindi l'amore era fortissimo, i risultati stavano arrivando, ma la pressione era anche altrettanto enorme, perché con il nonno olimpionico, Berlino 36, Londra 48, il padre 72, 76, 80, cugini, cioè tutti erano campioni, invece più scemo aveva vinto il mondiale. Come punto d'approccio era un po' difficoltoso. Poi però alla fine sono riuscito a prendere la mia dimensione, il mio modo, le mie caratteristiche, il mio carattere, e quindi sono completamente diverso dagli altri due, i miei predecessori, e mi sono così allenato la mia vita.